Non sono sempre stato un cristiano. Difatti, ho dato la mia vita a Gesù circa 15 anni fa. E se guardo indietro per cercare di capire cosa mi ha fatto arrivare a questa decisione, ricordo una frase composta da due parole. Una frase interessante che ho visto spesso stampata sui dépliant, sugli adesivi e sulle magliette che gli studenti della mia scuola indossavano. E la frase diceva: Gesù salva. Ora, io non ero una persona molto religiosa, difatti ero un punk rocker e avevo un po' di rabbia, un po' di risentimento nei confronti della mia vita, ma questa frase, Gesù salva, rimase nella mia testa. Mi tornarono in mente queste due parole spesso e iniziavo a chiedermi, Gesù salva da che cosa? Gesù salva? Sì, ma da che cosa? Ma all'età di 23 anni ho iniziato a rendermi conto che ero bisognoso. Avevo bisogno di qualcosa. Avevo dei problemi emotivi, spirituali, relazionali. All'epoca non avrei connotati spirituali, ma così erano. Sono arrivato alla conclusione che avevo bisogno d'aiuto, anzi più di un semplice aiuto. In qualche modo, istintivamente, intuitivamente, ho capito che avevo bisogno di essere salvato. Non sembra un po' strano? Sapevo di avere bisogno di essere salvato prima ancora di sapere cosa fosse un salvatore. E questa frase, sulla quale saltuariamente mi ero soffermato a pensare durante gli anni, mi venne improvvisamente in mente: Gesù salva. Secondo le pagine di questo libro, la Bibbia, le cose delle quali avevo bisogno di essere salvato erano molto chiare. La prima cosa è la morte. Tutti quanti sappiamo che la morte è una cosa spiacevole ed indesiderata. Sicuramente sapete che la seconda cosa è il peccato dal punto di vista biblico, che è la causa della morte. La risposta biblica alla domanda Gesù salva da cosa? È che Gesù mi salva dal peccato e dalla sua conseguenza, che è la morte. All'età di 23 anni sono caduto in ginocchio di fianco al mio letto ed ho iniziato una preghiera che ricordo bene ancora oggi. E dissi: Dio, se esisti, salvami da me stesso, perché ho paura di cosa potrò diventare se tu non esisti. E sorprendentemente, anzi miracolosamente, ho avuto dentro di me una completa sensazione che Gesù fosse il mio Salvatore, che mi avesse salvato dal peccato e dalla morte. E questa frase sulla quale avevo meditato negli anni iniziò a diventare una verità assoluta per me e per la mia anima. Ed è anche la verità per te. Gesù salva.